Don Paolo, quanto è difficile nella Chiesa di oggi essere un sacerdote incarnando il ruolo di Padre Misericordioso? Ma non è assolutamente difficile, è la cosa più semplice di questo mondo. Basta non avere secondi fini ed essere semplicemente se stessi, avere la coscienza di aver incontrato Gesù Cristo e comunicarlo attraverso la vita, i gesti, i fatti, le scelte e il vivere in mezzo alla gente senza pretese di alcun genere. Io non credo che oggi sia difficile fare il essere prete, basta esserlo. Ecco, Don Gallo, è più facile essere Padre Misericordioso nella strada o in chiesa? Ovunque, perché io ho incontrato, posso dire, Gesù, cioè il primo Vangelo me l'ha dato un salesiano di Don Bosco, quindi già Don Bosco, e Gesù come se mi avesse dato il biglietto da visita. Sai che si scambiano i biglietti da visita? E io ho il biglietto da visita di Gesù. Sono venuto per servire e non per essere servito. E allora che sei in chiesa, che sei sulla strada, che sei, hai capito, a servizio del fratello, questo è il presbitero, questo è l'anziano, questo è il fratello, è il compagno di strada. Ti aggiungo, per stare nell'ambito salesiano, quando fu ordinato Don Bosco, la mamma gli ha detto, era una contadina lì piemontese vicino a Asti, gli ha detto: guarda Giovanni, adesso che sei prete, allora prete voleva dire la parrocchia, la prebendaria, dice: se diventi ricco io non ti riconosco più come figlio. Questo è il servizio. Ecco, che cosa vuol dire per Paolo Farinella prete essere sacerdote? Essere, come scrivo nel mio libro, essere strabico, avere un occhio totalmente rivolto verso i bisogni, le situazioni, le sofferenze del popolo di Dio, quindi della gente, di tutte le religioni, di tutte le culture, e un occhio rivolto totalmente verso Dio ed essere squartato di qua e di là per essere un trattino di unione tra questi due mondi che si cercano e alle volte si smarriscono. Vorrei continuare, come dice, io sto nel filone Don Bosco. Don Bosco diceva: camminare su questa vita coi piedi per terra e con gli occhi rivolti al cielo.